Ebbene, se volessimo partire esattamente dal rapporto che ciascuno di noi, ma più in generale il nostro tempo, intrattiene oggi con Hegel, dovremmo ben dire, a giusto titolo, che Hegel, di tutti i filosofi del canone occidentale, sembra attualmente essere quello maggiormente dissonante rispetto al nostro tempo. Perfino più di Marx, forse, il quale, certo sottoposto a un incessante esorcismo con cui si dichiara la sua morte per favorirla, nella forma di un esorcismo per cui si dichiara Marx morto al solo fine di metterlo a morte, ebbene ancora più di Marx, Hegel può essere considerato autore fecondamente inattuale e dissonante. Perché certo Marx è sempre criticato, è sempre sottoposto a questo esorcismo, ma comunque presenta alcuni aspetti che possono essere metabolizzati all'interno dell'odierno orizzonte storico. Certo, Marx può essere metabolizzato solo a patto che lo si renda presentabile, o come dice il filosofo Žižek, solo a patto che lo si presenti in forma decaffeinata, cioè privato dell'elemento rivoluzionario e antiadattivo. Ecco allora che in quest'ultimo scorcio, in questo nuovo scorcio di millennio, caratterizzato, come è stato giustamente detto, da una Marx Renaissance, viene elogiato Marx, sì, ma sempre in forme compatibili, rese compatibili con l'odierno spirito del tempo. Ecco allora che abbiamo il Marx profeta della globalizzazione, abbiamo il Marx segreto cultore di quell'eterno sogno del pensiero neoliberista che è l'estinzione dello Stato, ecco allora che abbiamo Marx elogiato come teorico della fine della filosofia e della famiglia. Ora, rispetto a tutto questo, sembra invece che Hegel non possa in alcun modo essere reso compatibile con il nostro spirito del tempo, per usare una categoria cara allo stesso Hegel. Sarebbe del resto fuorviante e banale scorgere l'antipatia ovunque diffusa contro Hegel come se fosse una semplice scelta personale nel mercato delle opinioni filosofiche, nel mercato delle Weltanschauungen, cioè delle visioni del mondo. In realtà l'antipatia, l'idiosincrasia verso Hegel costituisce oggi a tutti gli effetti un fatto sociale unitario. Fatto sociale nel senso attribuito a questa espressione da Durkheim, cioè una vera e propria espressione dello spirito del tempo. Fatto sociale che assume forme certo eterogenee nell'odierno presente, in un ampio spettro di figure che spaziano da quella propria di Rorty, l'ironia del pensiero postmoderno che liquida ogni anelito hegeliano alla verità e al pensiero forte, ma poi ancora le mode postmoderne del pensiero debole che proclamano l'addio alla verità e individuano in Hegel il prototipo di ogni pensiero autoritario in quanto veritativo, ma poi ancora, potremmo dire, a quelle forme di pensiero oggi particolarmente in auge, dette filosofie della differenza, che hanno trovato l'abbrivio nel pensiero di Deleuze e di Foucault, che vedono nel pensiero della totalità dialettica hegeliana il nemico costante a cui fare riferimento. Per tacere poi a quelle forme di vero e proprio isterismo che hanno radicalizzato la loro antipatia verso Hegel in slogan come quello «Sputiamo su Hegel», risalente ad alcuni anni fa. Ecco, potremmo allora dire che al di là della molteplicità prismatica delle posizioni diverse che caratterizzano il panorama filosofico odierno, la costante che tutte le accomuna è sempre puntualmente l'antipatia organizzata verso Hegel e verso il pensiero dialettico. Cos'hanno in fondo in comune pensieri per altri versi totalmente incompatibili fra loro, quando non addirittura mutuamente escludentisi, come il pensiero debole o le forme del pensiero analitico, se non l'opposizione rivendicata contro la dialettica hegeliana? Che cos'hanno in comune pensatori totalmente differenti come Habermas da una parte e i neoliberisti dall'altra, se non l'avversione verso il pensiero della totalità di Hegel, troppo facilmente e sbrigativamente liquidato come totalitario, secondo un'accusa che ricorre puntualmente in maniera quasi maniacale in tutto il Novecento. Si pensi a Hegel, nemico della società aperta, la grande tesi di Popper. Ebbene, potremmo dire che questo odio organizzato verso Hegel rappresenta in qualche modo e condensa lo spirito del nostro tempo, soprattutto dopo l'89.